Con l'inverno alle porte si abbassano le temperature e come ogni anno arrivano i malanni di stagione. Solo nel periodo freddo del 2022-2023 l'influenza ha colpito oltre 13 milioni di italiani con un picco record rispetto agli ultimi 23 anni. Bonomelli, brand del beverage funzionale in Italia, ha realizzato con uno dei massimi esperti in materia, il professore Fabio Pace, un vademecum per fare chiarezza sul microbiota e probiotici, sfatando fake news e falsi miti e fornendo anche utili consigli per aumentare le difese immunitarie in vista dell'inverno. Stiamo entrando nella stagione fredda e questo ovviamente comporta un diffondersi delle infezioni respiratorie, influenza, i virus parainfluenzali e altri virus che affliggono in questo periodo. Il sistema immunitario ha una roccaforte nell'intestino perché lì è dove serve maggiormente. In particolare si è parlato anche dell'assunzione dei probiotici a caldo, andando così a sfatare un falso mito. All'interno dei nostri batteri buoni ci sono alcuni super ceppi, penso per esempio ai lattobacilli e ai bifidobatteri, che hanno una funzione talmente importante per la vita che sono stati definiti probiotici, dal greco a favore della vita. Con 26,5 milioni di confezioni vendute nel 2023, gli integratori alimentari con probiotici sono, secondo i dati di Integratori e Salute, tra i più apprezzati in Italia, terzo mercato più grande al mondo con oltre 560 milioni di euro di vendite nel 2021. Si possono assumere a freddo e anche a caldo e non tutti lo sanno. Tutti noi abbiamo un po' in qualche modo passivamente pensato che siccome vivono nel nostro corpo, in cui la temperatura media è 36,5-37 gradi, questi batteri probiotici siano batteri che temono il freddo o temono il caldo estremo. Tutto questo non è vero, perché i batteri probiotici, così come i batteri in natura, hanno uno spettro di attività d'azione che va fino a contemplare situazioni estreme, in senso per esempio di pressione atmosferica, di pH e anche di temperatura. Sono quelli che noi chiamiamo estremofili. Uno dei batteri che è stato selezionato per la sua capacità di vivere molto bene o addirittura di attivarsi in una condizione di elevate temperature, diciamo tra i 50 e gli 80 gradi, è il Bacillus coagulans, che appunto è stato scelto per essere utilizzato in una tisana, e quindi abbiamo in qualche modo smentito, e ci sono dimostrazioni sia in vivo che in vitro, cioè sia nell'uomo che nell'animale, il Bacillus coagulans può essere utilizzato anche a temperature elevate. Lo ritroviamo nelle innovative tisane con probiotico Bonomelli, primo brand a immettere sul mercato italiano questa tipologia di bevanda, una gamma di tre tisane, sgonfiante, difese immunitarie e dopo pasto. Una vera e propria nuova frontiera del benessere valorizzata dalla presenza di 1 miliardo di cellule vive di probiotico Bacillus coagulans, che è in grado di resistere alle alte temperature e grazie ad un innovativo processo di lavorazione di attivarsi già in infusione per raggiungere l'intestino e svolgere la sua funzione benefica sulla flora intestinale.